had placed your trust in me. I went upside down. I emptied out the room, 30 seconds left. I can't believe you held your ground. È una grossa soddisfazione per noi avere 186 partenti, avevamo oltre 200 iscritti, abbiamo avuto qualche riflessione, purtroppo una squadra ha avuto un lutto, quindi non è potuta partecipare, anzi facciamo le più sentite condoglianze come società. E devo dire che per noi è una grossa soddisfazione avere qui in Umbria tanti giovani ragazzi, tante giovani promesse, speriamo che sia un bello spettacolo. Trusted me, I want to show you, I don't want to be the hollow. Il nostro obiettivo quest'oggi è di fare bene e il tempo purtroppo non ci ha molto aiutato, comunque la World Service è una squadra competitiva, quest'oggi cercheremo di fare il meglio per portare a casa un risultato importante. Questa è una bella manifestazione, avevo visto già l'anno scorso, che mi è piaciuta molto insieme a Rino, eravamo l'anno scorso, quindi adesso vediamo un po', mi dispiace per il tempo, però come organizzazione è perfetta. Antonio Nibali è il fratello di Vincenzo, sei qui per giocare un ruolo da protagonista naturalmente. Sì, oggi è una bella gara nazionale, si proverà a vedere quello che si può fare, anche se la stagione è tanto bella, si proverà via. Qualcuno ha detto sono sempre i fratelli minori ad essere i migliori. Ma alcuni dici minori, alcuni dici grandi, per ora quello che ha dimostrato di più è il grande, ora si prova anche noi, dai. Martinelli non ha sicuramente bisogno di presentazioni, da diversi anni è un condottiero di diverse formazioni del mondo del ciclismo professionistico, suo figlio gareggia tra gli juniores, ha già conquistato un successo, lei è qui presente per assistere a suo figlio. Sì, diciamo che lo seguo quando ho la possibilità di essere a casa, sì, speriamo, sta facendo bene, speriamo che sia l'inizio poi di qualcosa di importante. Comunque intanto cominci a correre in bicicletta e cominci a trovare un po' di volontà per poter fare questo sport. Dopo il resto si vedrà più avanti se sarà un corridore o no. E che continui così, perché veramente questo sport ha bisogno di ragazzi che abbiano veramente qualcosa di importante dentro. E già vedere la partenza 200 corridori oggi con questo tempo credo che sia molto importante. Le immagini ci giungono da Villa Pitignano, una piccola realtà abitativa alle porte dell'abitato di Perugia, che dà vita ad una grande manifestazione, una manifestazione riservata alla categoria juniores inserita nel calendario nazionale. Ad organizzare il gruppo sportivo Villa Pitignano, società fondata nel 1977, la manifestazione è il 15° trofeo Walter Sorbi, 12° trofeo Adriano Marchesi, 6° trofeo Filino Spaccia. Ciccanti va ad aggiudicarsi il primo passaggio sul Gran Premio della Montagna di Pretola, per 4 volte sarà ripetuta questa salita. Comunque un'ottima organizzazione quella del gruppo sportivo Villa Pitignano, con in testa Tosello Canestrelli, Bruno Boccioli, Simone Bianchi, Fabrizio Pierotti, Giampaolo Carbonari, Rodolfo Franceschelli, Andrea Rondini, Leonello Alunni Berlini, Paolo Spaccia, Giancarlo Borghesi, Rodolfo
Franceschelli, questi sono i dirigenti del gruppo sportivo Villa Pitignano che hanno permesso la realizzazione di questa manifestazione insieme naturalmente ai numerosi sponsor locali, alla Regione dell'Umbria, alla provincia di Perugia e il comune di Perugia, che hanno sostenuto lo sforzo organizzativo degli amici di Villa Pitignano. Con la nostra sintesi siamo entrati nell'ultimo dei quattro giri in programma. C'è l'allungo del dorsale 114, lo vedete inquadrato in questo momento, Michael Guastini della Abisol, Guarducci Ubaldo Signori se n'è andato in perfetta solitudine, buon passista, lui ha vestito anche la maglia tricolore di campione italiano della specialità cronometro, pertanto tenterà di arrivare sino alle battute finali di questa manifestazione, quindicesimo trofeo Walter Sorbi. Invece gli inseguitori sono guidati dal dorsale 143 Mauro Marcassoli della Trissa Bornato, con lui il dorsale 2 Antonio Analfino della Stabia Iperfinish, Stabia Iperfinish che tenterà di bissare il successo conquistato nella scorsa stagione da un suo portacolori. Ancora immagini sui più immediati inseguitori del battistrada, Mauro Marcassoli Trissa Bornato e Antonio Analfino della Stabia Iperfinish. Comunque termina la fuga solitaria del battistrada Michael Guastini. Abisol Guarducci Ubaldo Signori ha visto che i suoi più immediati inseguitori si erano notevolmente avvicinati, si è rialzato e atteso che Mauro Marcassoli e Antonio Analfino lo raggiungessero. Dunque abbiamo situazione di sei uomini al comando, perché oltre ai due atleti in precedenza elencati si sono aggiunti anche Pierpaolo Venturini della Big Hunter guidata da Filippo Fuochi, Alessandro Tonelli della Trissa Bornato e Alessio Di Donato della Ceppagatti. Questi sei uomini al comando, ritardo dei più immediati inseguitori, il gruppo Ammiraglie che rappresenta il gruppo di più immediati inseguitori è di 20 secondi. Questo il gruppo alle spalle del sestetto al comando, si tenta di organizzare l'inseguimento. 20 secondi non sono molti, mancano ancora 15 chilometri all'epilogo di questo quindicesimo trofeo Walter Sorbi. Ancora immagini sul gruppo lanciato all'inseguimento del sestetto al comando, mentre le nostre telecamere ci portano sul drappello dei battistrada. Dorsale 2 per Antonio Analfino della Stabia Iperfinish, cambi regolari tra i 6 al comando. Dorsale 30 Alessio Di Donato della Ceppagatti, che in questo momento sta conducendo il sestetto. Poi è la volta di Mauro Marcassoli, ma lo splendido gioco di telecamere che ci porta a vivere ciò che succede nelle prime posizioni del gruppo. Località Resina allunga dalla testa del gruppo il dorsale 138 Francesco Acquaviva della Team 99 Caffè Mocambo, si lancia all'inseguimento dei sei battistrada, gruppo che ha un ritardo quantificato in 20 secondi, dunque in 20 secondi troviamo tutta la gara, tutto questo quindicesimo trofeo Walter Sorbi. Ma attenzione, alle spalle dei battistrada si va costituendo un terzetto, dorsale 41 Michele Stefanile della Farnese Vini insieme a Francesco Acquaviva che ha promosso l'azione di inseguimento, e un terzo atleta sta arrivando alle spalle dei due più immediati inseguitori, è Mario Di Stefano della Bevilacqua Sport. Questa è la testa della gara, invece sei uomini al comando, ritardo
dei più immediati inseguitori, tre atleti in precedenza elencati di 17 secondi, gruppo che è però alle loro spalle, soltanto 25 secondi il ritardo del gruppo dal sestetto al comando. Continua a piovere, dunque atleti impegnati già dai primi chilometri a gareggiare sotto la pioggia, mentre attenzione dalla testa del gruppo, è uscito a caccia dei più immediati inseguitori del sestetto al comando Nicolò Lavazza della Promociclo, ha ancora una decina di secondi di ritardo dal terzetto costituito da Stefanile, Acquaviva e Di Stefano, che sono i tre uomini lanciati all'inseguimento dei battistrada. Dorsale 138 per Francesco Acquaviva della formazione Team 999 Caffè Mocambo, la formazione che è diretta da Lucio Di Federico, ex professionista Di Federico, ha in Francesco Acquaviva una delle punte della formazione abruzzese. Mentre rimaniamo sugli inseguitori, dorsale 41 per Michele Stefanile della Farnese Vini, la formazione che ha come principale sponsor la casa che produce vini e che sostiene anche la formazione Pro Tour Lampre e la Aran di Patron Umberto Di Giuseppe, la formazione dilettantistica abruzzese. Siamo ormai alle porte di Ponte Felcino, abbiamo i sei uomini al comando, i quattro più immediati inseguitori, in quanto a Stefanile, Acquaviva e Di Stefano si è aggiunto Nicolò Lavazza, che avevamo in precedenza segnalato lanciato all'inseguimento dei più immediati inseguitori, ma il gruppo è molto vicino al drappello dei più immediati inseguitori e dunque anche al sestetto al comando. Soltanto 18 secondi dividono i sei uomini al comando dal gruppo, mentre ormai ad una decina di secondi sono i quattro più immediati inseguitori: Michele Stefanile, Francesco Acquaviva, Mario Di Stefano, Nicolò Lavazza. Dunque giochi ancora aperti in questo finale del quindicesimo trofeo Walter Sorbi, una gara molto tirata sin dalle prime battute, diversi tentativi di allunghi e fughe, ma in questo ultimo giro stiamo vivendo la gara vera, anche perché la salita finale, quell'ultimo chilometro che ci conduce a Villa Pitignano Alta, sicuramente intimorisce i partecipanti a questa manifestazione. Ormai è avvenuto il ricongiungimento, pertanto abbiamo 10 uomini al comando, siamo in località Ponte Felcino, siamo ormai alle battute finali di questo quindicesimo trofeo Walter Sorbi, dodicesimo trofeo Adriano Marchesi, sesto trofeo Filino Spaccia, la manifestazione organizzata dal gruppo sportivo Villa Pitignano, inserita nel calendario nazionale della categoria Juniores. I dirigenti del gruppo sportivo Villa Pitignano sono riusciti a portare ben 184 juniores provenienti da tutte le regioni d'Italia a questa manifestazione, valevole come indicativa per la conquista di una maglia azzurra. Alle spalle dei battistrada abbiamo visto la moto informazione del team Capodarco con Adriano Spinozzi a scandire i dorsali e a raccontare le gesta dei fuggitivi. Il ritardo del gruppo alle spalle dei 10 uomini al comando, che attualmente è di 18 secondi. Potete vedere dalla nostra grafica anche la composizione dei 10 uomini al comando. Siamo
alle battute finali di questa manifestazione, quindicesimo trofeo Walter Sorbi, da sottolineare l'impeccabile organizzazione del gruppo sportivo Villa Pitignano. La macchina organizzativa ha funzionato nel migliore dei modi e nonostante l'inclemenza del tempo la manifestazione è comunque riuscita benissimo. Ci apprestiamo a vivere questi ultimi chilometri, l'ingresso nell'abitato di Pretola per i 10 uomini al comando, mentre dal gruppo è uscito a caccia dei battistrada Kevin Lissandron della Work Service Brenda, il gruppo alle spalle del più immediato inseguitore. Abbiamo lasciato i 10 uomini al comando, cartello che indica l'abitato di Pretola con i 10 battistrada, il più immediato inseguitore che sta per raggiungere il cartello dell'abitato di Pretola. Sono 18 secondi di ritardo per il più immediato inseguitore dei 10 battistrada, gruppo che ha un ritardo di 23 secondi. Ultimo passaggio sulla salita di Pretola, assegnazione del Gran Premio della Montagna, poi la discesa verso Ponte Felcino e l'epilogo finale con l'ultimo chilometro in salita verso Villa Pitignano Alta per conoscere il nome del vincitore del quindicesimo trofeo Walter Sorbi. Ancora immagini sul drappello dei battistrada, dei 10 uomini al comando, vedremo se qualcuno tenterà l'allungo. Proprio in questo momento si alza sui pedali Mauro Marcassoli della Trissa Bornato, atleta che abbiamo visto anche in precedenza tentare l'allungo. Si alza sui pedali e fa il vuoto alle sue spalle Marcassoli, mentre l'unico che sembra in grado di rispondere all'allungo di Marcassoli è Antonio Analfino, l'atleta della Stabia Iperfinish. Lo vediamo inquadrato in questo momento, non demorde, è lanciato a caccia del battistrada. Ora attenzione, altri atleti stanno uscendo dalla testa del gruppo, c'è l'allungo di Andrea Zordan, il tricolore della Work Service Brenta. Alla sua ruota si porta prontamente Antonio Nibali della Stabia Iperfinish, fratello del Nibali che veste i colori della Liquigas. In terza ruota Graziano Di Luca della Euro 90. Questi i tre atleti che sono usciti dalla testa del gruppo a caccia dei battistrada, drappello dei battistrada che intanto ha perso diverse unità in quanto in salita diversi atleti hanno abbandonato il gruppo dei fuggitivi. Resta al comando il dorsale 143 Mauro Marcassoli, atleta che difende i colori della Trissa Bornato. In precedenza al suo inseguimento Antonio Analfino della Stabia Iperfinish, ma attenzione perché abbiamo visto uscire dalla testa del gruppo in salita il tricolore di Andrea Zordan, Antonio Nibali e Graziano Di Luca della Euro 90, tre atleti che sono sicuramente tra i più attesi in questo quindicesimo trofeo Walter Sorbi. Si aggiudica il Gran Premio della Montagna l'atleta con il dorsale 143 Marcassoli, 6 chilometri all'epilogo della manifestazione, sempre all'inseguimento Antonio Analfino della Stabia Iperfinish, ma si stanno avvicinando gli atleti che costituiscono il gruppo ammiraglia, un drappello di atleti che si è staccato dalla testa del gruppo a caccia del più immediato inseguitore del battistrada. In questo drappello, come più volte sottolineato, anche Andrea Zordan, il tricolore della Work Service Brenda, impegnato invece
in discesa Mauro Marcassoli, l'atleta della Trissa Bornato, lanciato verso il successo. Vedremo se riuscirà a restare al comando. 5.000 metri ormai lo dividono dall'epilogo di Villa Pitignano Alta, dicevamo, vedremo se riuscirà a resistere ai tentativi di inseguimento di Analfino, Zordan, Nibali e Di Luca. Avete visto la prudenza con cui il battistrada ha affrontato la curva, una discesa non molto lunga, ma curve comunque che vanno affrontate con prudenza. Avete visto che c'è anche chi in auto ha avuto qualche problema. Intanto sono i più immediati inseguitori alle spalle del dorsale 2, Antonio Analfino sta tentando di riportarsi su Mauro Marcassoli, ma non riesce ad agganciare il battistrada. Per lui 14 secondi di ritardo dall'atleta della Trissa Bornato, che sta dettando il tempo in questo finale. 3 chilometri al traguardo transita Mauro Marcassoli, Trissa Bornato, all'interno dell'abitato di Ponte Felcino. Ora sta per transitare al cartello dei 3 chilometri anche Antonio Analfino. Immagini che sostanzialmente ci propongono la manifestazione, il finale della manifestazione in diretta. 14 secondi in ritardo di Analfino, 25 secondi di ritardo per il drappello dei più immediati inseguitori, che vede Zordan, Nibali e Di Luca tra i più attivi. È un testa a testa tra Mauro Marcassoli, Trissa Bornato, Antonio Analfino della Stabia Iperfinish e il drappello degli inseguitori. Ultimo chilometro, tra poco la svolta a sinistra che avviene in questo momento, gli ultimi 1000 metri in salita verso il traguardo di Villa Pitignano Alta per aggiudicarsi questo 15° trofeo Walter Sorbi, 12° trofeo Adriano Marchesi, 6° trofeo Filino Spaccia. Si va ricostituendo alle spalle del battistrada il drappello dei più immediati inseguitori. Dunque è stato raggiunto Antonio Analfino, resta al comando Mauro Marcassoli, ma il drappello degli inseguitori sta recuperando metro su metro, continua imperterrito nella sua azione il battistrada. 500 metri finali per Marcassoli, c'è comunque il tentativo di Ciccanti della Esimplast e Cappelli della Big Hunter, che escono dalla testa del gruppo a caccia del battistrada. Sempre al comando Marcassoli, Ciccanti e Cappelli che tentano di riportarsi su di lui. È ormai avvenuto il ricongiungimento, tre uomini al comando, Marcassoli, Ciccanti e Cappelli. 300 metri finali per questi tre uomini al comando, ma si avvicina notevolmente il drappello dei più immediati inseguitori. È Ciccanti della Esimplast a scandire il ritmo del terzetto, si alza sui pedali imperterrito nonostante il tentativo di fuga solitaria. Risponde Mauro Marcassoli della Trissa Bornato, metri finali, sembra in grado di farcela Marcassoli. 100 metri finali, attenzione alla progressione di Graziano Di Luca, che affianca i due uomini al comando. Sembra avere lo spunto vincente Di Luca, ed infatti è lui ad aggiudicarsi questo 15° trofeo Walter Sorbi. Nei metri finali ha preceduto Ciccanti e Marcassoli al quarto posto, Nibali quinto posto per il tricolore Andrea Zordan. Dunque ha scelto il tempo giusto Graziano Di Luca, negli ultimi 100 metri ha messo a segno il suo spunto vincente. Un successo che dedichi a chi? Ma sicuramente la mia squadra, perché ha collaborato, e poi a me stesso, perché ho fatto una corsa, diciamo, non da capolavoro, perché non ho fatto tanto, però me la posso dedicare tranquillamente.
Tosello Canestrelli, nonostante l'inclemenza del tempo, comunque un'ottima manifestazione sia sotto il profilo organizzativo che la riuscita. Beh, direi proprio di sì, anche perché il lavoro che è stato fatto da ottobre ad oggi è stato pesante, no perché lo facciamo sempre con la passione che ci contraddistingue, però abbiamo proprio fatto il possibile perché tutto fosse a punto, tutto fosse, ecco, e venisse fuori nel migliore dei modi. Dobbiamo evitare di disperdere energie, dobbiamo concentrarci nella valorizzazione e nel consolidamento sempre più incisivo, efficace di queste manifestazioni che hanno una caratterizzazione di carattere nazionale ed internazionale. Per cui io credo che anche gli sforzi economici importanti dei comuni devono avere come contropartita il fatto che sono manifestazioni di grande interesse, di grande rilevanza.